tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Allora, oggi voglio parlarvi delle mie più grandi paure, perché ho deciso di farvi un video per spronarvi, come sempre, a dare sempre il meglio di voi. Perché io giustamente faccio questi tipo di video, no? E giustamente voi direste: ma tu di cosa hai paura? Di cosa realmente temi? E purtroppo le mie paure non sono sempre reali e tangibili, cioè non ho, come potrebbe essere, ho paura dei ragni, ho paura, no, sono principalmente paure inanimate. E man mano vi spiegherò perché. Allora, ieri sera io sono andata a letto tipo mezzanotte ed è stato, presumo, la notte più brutta di tutta la mia vita, perché ho cominciato a pensare a tante cose che avrei voluto fare e che non ho potuto fare, a tante persone che si sono allontanate da me, e ho iniziato a piangere, a tipo dirmi com'è possibile che è successa questa cosa, eccetera eccetera. Purtroppo accade che molte volte io sono la prima a buttarmi a terra e a dire: io non ce la faccio, io non potrò fare questo, io non potrò fare quest'altro. E ieri sera pensavo tipo di dire a voi: ma no, io devo chiudere il canale o cose del genere. Però stamattina mi sono svegliato e ho detto: no, porca miseria, io sono la prima che devo dare forza a loro, com'è possibile che arrivo a dire: no, devo chiudere il canale, devo fare cose così? No. Quindi recap, ricominciamo, e mi raccomando, sempre forza e coraggio. Allora, di che cosa io ho paura? Allora, penso che la mia paura più grande, a livello, diciamo, inanimato, oltre a quelle a livello animato, raga, fa caldo, ho paura delle persone che mi urlano contro. Ho letteralmente il terrore delle persone che mi gridano, perché una persona che grida è una persona spaventata, ma paradossalmente mette più paura a me, perché io mi sento in difesa, mi sento, non lo so, mi sento attaccata, mi sento veramente spaventata, cioè ho veramente paura delle persone che mi urlano contro e che mi aggrediscono con le parole, perché non riesco a controbattere, non riesco a tenerle a bada, non riesco a tenere a bada a me stessa e non riesco a capire dentro di me cosa realmente voglio. Ed è una sensazione bruttissima, di estremo disagio, che spero di non ha, cioè spero che coloro che mi guardino non vivano la stessa sensazione di disagio che ho io quando qualcuno ti urla contro, perché vi posso garantire assolutamente che è una sensazione bruttissima, di estrema difficoltà, e non lo so, però è proprio di disagio, disagio psicologico. Riuscire a sopravvivere a questa cosa è estremamente complesso, perché ci può essere quella persona che ha paura di delle persone che vanno via, di rimanere solo. Certo, è una paura perfettamente tangibile, ma vi garantisco che almeno per me non c'è paura più grande di sentirsi attaccati da qualcuno che tu consideri amico. Penso che quella sia realmente la paura, essere attaccati, essere urlati da qualcuno a cui teniamo. Io principalmente ho sempre avuto paura dei miei genitori che mi urlavano contro, dei miei amici che mi urlavano contro, dei miei compagni di associazione che mi urlavano contro. Ho sempre avuto questo estremo disagio quando accadeva questa cosa, e mi sono domandata tante volte come provare a vincere questa paura. Ad oggi l'unica soluzione che ho trovato è: magari quella persona in quel momento sta urlando perché ha qualcosa contro di me, però non devo pensare soltanto a quello che sta dicendo adesso, posso pensare a tantissime altre cose che sono successe, a come mi ha aiutato, a come mi ha sostenuto, a quello che ha fatto per me, a quello che io ho fatto per lei. Un aiuto che io posso dare a me stessa quando qualcuno mi grida è pensare in quel momento, dire: ok, questa persona è arrabbiata, magari le ho fatto qualcosa, magari posso evitare, però in altri momenti questa persona mi è stata di aiuto, mi ha aiutato, ha fatto tutte queste belle cose per me. Questo periodo purtroppo non è bellissimo per me, però nonostante questo cerco di darvi a voi tutta la forza, cerco di dare a voi tutta la forza e l'energia per andare avanti, che è quella che in realtà qualcuno vorrei trasferirsi a me, però non accade, ma vabbè, andiamo avanti. Dunque vi devo dare un piccolo avviso. Purtroppo questo video è stato abbastanza breve e scarno, in quanto non volevo alimentare più di tanto le mie discussioni, ma volevo giusto darvi un po' di incipit, perché voglio fare dei video più argomentati più in là. Vi devo dare due informazioni. Allora, la prima è che, come vi ho già detto, io ho esami fino al 21 luglio, e insieme agli esami ho anche giochi del COGE ai quali spero vivamente di partecipare, più ho l'organizzazione di tante altre attività interne. Quindi vi devo dare un'altra notizia, che molto probabilmente i video fino alla fine di luglio non riuscirò a farne uscire due a settimana, quindi tutto luglio forse non sarà coperto da due video a settimana, ma molto probabilmente ne usciranno soltanto, o per certe settimane non uscirà niente. Io mi auguro ovviamente di portarvi sempre un contenuto sul canale, anche un video di 5 minuti, anche un video di 2 minuti, perché mi piace tenervi compagnia e mi piace che voi un video a settimana mio lo vediate. Purtroppo, se così non sarà, non datemene una colpa, vi sto spiegando il motivo, perché principalmente devo studiare un mondo di roba e mi devo sbrigare. Secondo, devo partecipare ai giochi, quindi mi devo anche preparare. Devo andare a Lecce e devo molto probabilmente fare dei cambiamenti all'interno di Lecce, quindi purtroppo devo sprecare lì il mio tempo. Non potrò portarvi sempre la GoPro in giro per farvi video e altro. Se
potessi fare video col telefono, vi farei qualche vlog anche il giorno dell'esame, perché no? Mi piace come sempre farvi, diciamo, vivere le mie avventure. Se così non sarà, purtroppo dovrò, diciamo, caricare un video a settimana invece di due, o un giovedì o un martedì, oppure saltarlo e metterne due la settimana. Comunque, spero ovviamente di non lasciarvi completamente soli, perché come sapete io amo tantissimo riempirvi di video, di contenuti e di tante esperienze che io vivo, perché mi piace appunto rendervi partecipi di quello che faccio. Purtroppo se così non sarà, ci vediamo ad agosto, che vi devo dire, però non vi preoccupate che un video o due video a luglio li vedrete sicuramente, perché poi magari io dico non carico video e poi puntualmente la mia bruttissima faccia la vedete sempre. Però mi fa piacere che nonostante questo voi mi sostenete, crescete, aumentate, mi commentate i video, e vi garantisco che non c'è il regalo più bello che voi vi potete fare di tutto l'affetto, diciamo, virtuale che vi mandate. Voi, vi giuro, non avete idea di quanto mi possa aiutare e di quanto mi possa sostenere. Comunque, detto questo, se voi avete altre domande da farmi inerenti a paure, a come vincere le paure, magari scrivetemelo sotto nei commenti, magari faccio un video apposito proprio sulle paure inanimate. E vi garantisco che affrontare piano piano il proprio percorso aiuta tantissimo a capirsi e a migliorare, perché a me non va di fare video e di parlare sempre di stupidaggini tipo ho lo smalto, questo e quest'altro, perché voglio che il mio canale sia ricco di contenuti, ma anche di contenuti alle volte, diciamo, pesanti tra virgolette, perché voglio spronarvi a dare di più e non guardare sempre le solite cose sul web, ma guardare anche cose diverse. Quindi di conseguenza a me piace fare questi video un po' introspettivi, un po' alla Shanti Lips, come vi ho detto un sacco di volte, che secondo me lei mi ha ispirato tantissimo nel fare questi contenuti, nel mettere il mio canale questi contenuti, ma anche RoxyRoxTV mi ha, diciamo, un sacco aiutato, e io sono la prima a dire chi mi ispira. Sia RoxyRox che Shanti Lips mi hanno ispirato tantissimo a mettere questi contenuti nel mio canale, ovviamente sotto il mio personalissimo punto di vista, perché ognuno la vive in maniera diversa. Quindi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto come sempre. Se vi è piaciuto, se volete altri contenuti di questo genere, mettetemelo sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, che vi giuro non so quando sarà, perché ho una marea di cose da fare. Raga, fa troppo caldo e spero di andare a mare, di vloggarmi qualche cosa a mare e di portare la GoPro, così faccio anche delle riprese sott'acqua. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo su tutti i social, iscrivetevi mi raccomando. Ciao!